I guerrieri ci hanno mostrato di cosa sono capaci. Credo possano fare pure di peggio. Ma tornerà. Potremmo ricominciare a sognare un futuro migliore. Occupati della tua missione, peccatore. Il messaggio di Ethan parlava del tuo arrivo. Molti hanno provato ad accendere la fiamma dell'Eden, ma hanno tutti fallito. La fiamma è circondata da guerrieri della strada che uccidono senza pietà. La nostra opzione migliore contro la loro potenza di fuoco è ricorrere all'astuzia e alla furtività. Ti abbiamo portato un'arma degna di questo sacro compito. Ti invitiamo a usarla. Ti aiuteranno i prescelti. Ora seguimi. Sì, questo è il tipo di arma giusto per un compito sacro. Non puoi capire, ma anche solo il permesso di provarci è un minimo. Se il nuovo Eden è disposto ad ascoltarci, sono pronta a rischiare tutto per il loro aiuto. Cambia posto!
C'è dell'altro. Ti abbiamo portato il più lontano possibile. Dovrai scendere nella caverna e accendere la fiamma da solo. Hanno allagato la camera e sigillato i tubi. Quei tubi contengono il gaudio che alimenta la sacra fiamma. Prosciuga l'acqua, poi distruggi i tubi per liberare il gaudio. Accendi il gaudio in modo che il fuoco dei giusti possa ardere nuovamente. E attenzione a non farti consumare. Vai, peccatore, che tu sia benedetto. Ho visto di peggio. Chi trova tiene. Fai attenzione. Thank you.
troppo senza di me. Sto venendo da te. Tu, parliamo. Peccatore, o forse no. Il padre saprà come chiamarti. Ethan non è stato capace. Sarai chiaramente tu a far avverare la profezia di Joseph. Devi tornare da Ethan per farti dare altre istruzioni, ma vai sapendo che ci hai dato una nuova speranza. Tutto il nuovo Eden sarà felice. Un miscredente è un peccatore. Un miscredente non conosce la via. Un miscredente! Ha riacceso la sacra fiamma. Ci serve Joseph. Lui ci purifica dal peccato. Il padre assolverà il peccatore. Manda il peccatore a nord. Famiglia del nuovo Eden, avete cercato nel vostro cuore e credete che il peccatore debba cercare il padre? Sì. È sicuro. Il padre ha pietà dei peccatori. Sappiamo bene che siamo tutti suoi figli. Preparate il sacramento. Sì, il sacramento. Fallo bere. Il padre ci guida in questo momento. Fallo bere, ti prego. Il peccatore andrà in pellegrinaggio a nord, ci riporterà il padre. Sì, a lode a Joseph. Amen. Amen. Questo ti aiuterà a superare la soglia senza morire. Portami delle prove della sua morte, in modo che sappiano che io sono il loro profeta. A quel punto vi aiuterò, ma avremo ciò che vogliamo. Ti mostreremo la via. Sembri ancora frastornato. Fa attenzione. Ascoltami bene. Joseph ha un santuario su a nord. Segui il rito e accendi i segnali di fuoco lungo la via. Dubito che il vecchio sia vivo e possa vederli, ma non accenderli ti costerà la vita. Perché pur con tutto il sacramento, il nord può ucciderti. Questa barca e il fuoco ti consentiranno di passare senza intoppi. Non allontanarti mai da essi, a meno che non sia assolutamente necessario. Usa l'arco per accendere i segnali con le frecce incendiarie. Portami la prova che mio padre è morto. E io farò in modo che tu sia ricordato come un amico del profeta. Ora vai con la mia benedizione.